Allora, sai, noi ci teniamo molto, soprattutto all'igiene, alla pulizia in questo momento. È il nostro biglietto da visita della nostra associazione, perché ci tengo a precisarlo, dottor Perez, tutte le settimane facciamo i tamponi, perciò noi siamo ipercontrollati. Ma ripeto, noi facciamo un mestiere perché abbiamo persone che soffrono, perciò sai, oltre la sofferenza che hanno, la cordialità, tutto che tu devi avere verso queste persone, ha più il lato umano che la medicina, la cosa, perché loro hanno veramente bisogno di conforto. Tu gli prendi una mano, gli fai la carezza sulla spalla, tu proprio li vedi che si sciolgono. È ovvio che se il signor Gino non camminava, non si muoveva, i ragazzi cosa facevano? Dalla barella lo spostavano direttamente nel letto. Poi dopo la procedura che arriverà, l'infermiere, tutto che comincerà a prendere i parametri, perciò il saturimetro per l'ossigenazione, la pressione e tutto, per poi dopo fare, diciamo, il ricovero all'interno del reparto. Come sono questi interventi Covid? Voi tra l'altro siete anche dei volontari, quindi... Sono impegnativi, bisogna usare tutte le cautele del caso, quindi dalla vestizione, proprio usare tutti i criteri che chiaramente si adottano in questi casi. I piedi quando arriva giù lei si ferma. Perfetto. Ci siamo? Sì. Gira la testa? No. Perfetto. A posto. Le difficoltà sono quelle quotidiane, soprattutto della comunicazione con i familiari dei parenti, e questo è un po' il leitmotiv che ha caratterizzato questa pandemia. Noi viviamo la giornata nel senso che godiamo dei piccoli miglioramenti che gli aspetti epidemiologici sembrano mostrare. Ovviamente ci sono sempre le solite difficoltà dovute anche a un personale che sostanzialmente appare per certi versi pur motivato ma stanco da questo tour de force. Adesso loro rientrano, cominciano la procedura di si spogliano, ma prima di spogliarsi cosa fanno? Aprono l'ambulanza, perché l'ambulanza intanto comincia ad arieggiarsi. Perciò comincia a uscire già, diciamo, i batteri, tutto quello che è. Mentre loro fanno l'operazione di svestimento, una volta che si sono svestiti, che è stato arieggiato tutto, cosa fanno? Cominciano a igienizzarla con uno spray igienizzante apposta. Finito questo passaggio, diciamo, dello spray e tutto, c'è un sistema che andremo a vedere che è ozono, dove chiuderanno l'ambulanza, verrà chiusa, verrà messa in moto, accesa l'aria condizionata e tutto con ricircolo chiuso. Perché dico questo? Perché va a igienizzare anche le buchette dentro, perciò qualora si fosse infilato un qualcosa, un batterio, il Covid o quello che ci può venire dietro, perché noi oggi parliamo di Covid, ma considerate che in ambulanza ce ne sono tantissime.
tantissime di infezioni che noi, il nostro corpo non è talmente forte che non vengono, cioè, recepite, no? Però veramente è molto importante la sanificazione del mezzo. Con quel sistema lì verrà chiusa ambulanza in moto, dovrà stare 15 minuti chiusa. Quando finisce l'igienizzazione viene completamente aperta, spento il motore, e verrà arieggiata, perché è abbastanza pesante come odore. Massima areazione, perché quando io andrò a riutilizzare l'ambulanza avrò un'ambulanza completamente igienizzata. Senti? Sì, da un odore veramente molto, molto... L'ultima cosa che andiamo a igienizzare sono gli occhiali, sopra. Gli occhiali, le visiere, perché anche questi sono stati contaminati.